questo prende uno dei più importanti al mondo. Sindaco Macrì, quali possibili sinergie possono esserci tra il comune di Tropea e l'ITS rispetto al recente accordo che avete siglato con l'Università del Giappone? Allora, diciamo, è un accordo siglato, sì, ma è tutto in divenire, quindi dobbiamo anche comprendere esattamente quali potrebbero essere i termini di questo scambio culturale che è, diciamo, è l'oggetto di questo accordo. Sicuramente loro sono molto interessati a quella che è la nostra capacità di fare marketing e delle politiche di marketing in generale in Italia, quindi la capacità di attrarre flussi turistici attraverso quindi delle iniziative di proiezione di una località nel mondo che può essere il mondo social piuttosto che la TV, piuttosto che i mezzi di comunicazione. Quindi loro sono molto interessati a questi e la ITS Calabria ha oggi proprio ne parlavamo, potrebbe essere questo uno dei punti sui quali puntare in termini di formazione. Ecco, sicuramente uno scambio culturale di esperienze con una realtà come quella giapponese non potrà che portare dei benefici a entrambe le parti, quindi vedremo in prossimo futuro, che non è così lontano, ma avremo un incontro nella prossima primavera, cosa in realtà di concreto possiamo fare per mettere, diciamo, aumentare le nostre competenze, capacità attraverso questa collaborazione.